Benvenuti ragazzi a questo nuovo video dello Shibuya Caffè. Oggi andiamo a vedere, come avete visto dal titolo, la variant del numero 41 di Berserk. Allora, è inutile che starò a ricordarvi che il 41 è l'ultimo volume che ha scritto Miura. Se ci sarà un 42 sarà disegnato e portato avanti dai suoi collaboratori. E quindi Panini ha deciso un po' di omaggiare questo numero 41 con una variant. E adesso noi l'andremo a vedere nel dettaglio. La variant è questa qui. Allora, innanzitutto iniziamo con il dire che costa 19,90 €. Lo vedete da qui. Sono giusti, non sono giusti, forse 19 euro sono un po' tanti, però andiamo a vedere che cosa offre questa variant del numero 41 di Berserk. Mi piacerebbe tanto tenerla chiusa, perché comunque manterrebbe più intatto il suo valore, però ne avrei dovute comprare due, come avete visto per la Christmas Edition di One Punch Man. Però, ragazzi, apriamola, così posso farvi vedere meglio il contenuto. Allora, intanto partiamo subito con il mostrarvi la cosa più importante, e cioè il volume numero 41 di Berserk. Allora, il volume ha la copertina totalmente rossa, che può piacere e non piacere. Queste copertine così monocolore, devo dire la verità, non lo so, però ci può stare, perché comunque questo rosso richiama la variant della Eclipse Edition, della Deluxe, che è uscita, quella famosa 200 euro e compagnia. Abbiamo fatto un sacco di video sia sulla Deluxe che sulla variant, andateli a vedere. Il fumetto è sempre quello all'interno, quindi poi anche gli inserti all'inizio, ovviamente le pagine sono le medesime. Quindi diciamo che questa variant può avere un senso, sì, perché richiama l'Eclipse così rossa, però ecco, non... sì e no, nel senso che può piacere e non piacere. Io forse l'avrei fatta un po' diversa, ci avrei messo anche forse un po' più di colore, però devo dire la verità che se la vediamo nell'ottica di avere una variant del colore dell'Eclipse che è già uscita, può anche essere carina. Insomma, poi il rosso è anche il colore del Bejelit, quindi vabbè. Volume a parte, andiamo a vedere le cose più interessanti di questo fumetto. Allora, intanto il poster ve lo apro dopo. Direi che possiamo andare a vedere questa tela, che è stampata su questo cartoncino di gomma piuma. Comunque può essere messa all'interno di un quadretto o semplicemente appoggiata lì. Ecco, questa scritta qui me la sarei risparmiata qua sotto, ma l'avrei messa dietro, tanto per iniziare. Quindi Panini già un pregio in meno per i 20 euro che mi fai pagare. Però sì, insomma, questa è praticamente la copertina stesa, la copertina della variant stesa su tela, praticamente, che poi non è tela, ma come abbiamo detto è tipo una gomma piuma imbottita, fatta anche bene, disegnata anche bene, per l'amor di Dio. Però tipo magari ci avrei messo un po' di rosso per ricordare la copertina di là, e avrei tolto questa scritta qui e tutto al più l'avrei messa dietro. Ecco, carina al tatto, però è bella, è ruvida, si può incorniciare, si può lasciare lì. Unica cosa che io avrei aggiunto a questa tela sarebbe stata magari qua in basso la firma di Miura,
va bene, l'avrei trovata, avrei contattato magari i familiari, magari avrei chiesto il permesso e ci avrei aggiunto qui la firma di Miura, visto che comunque questa immagine è sua. Avrebbe dato, secondo me, un po' di valore in più a questa cosa qui. Ma adesso andiamo a vedere l'ultima cosa, che è il poster, che dovrebbe essere un poster bifrontale, dove ovviamente non voglio rovinarlo, abbiamo da questa parte un'immagine con delle vignette, qua così ve lo faccio vedere, ve lo faccio passare un po', e di qua dovremmo avere l'immagine, è un'immagine di Gatsu mentre affronta un demone. Sono cose carine, cose celebrative, ovviamente. Vi ho detto quello che ne penso io. Secondo me 19,90 € sono tanti. Però un appassionato di Berserk, o magari un appassionato di Berserk che compra anche solo roba di Berserk, non può non prenderla. L'idea della Panini è buona, perché comunque questo numero 41, essendo l'ultimo disegnato da Miura, andava celebrato in un qualche modo. E quindi chi se la vuole prendere se la prende, chi non la vuole prendere non se la prende. Diciamo che poteva essere valorizzata meglio questa cosa. Detto questo, lo Shibuya Caffè vi saluta, vi augura anno nuovo, un buon anno nuovo, un buon 2023 pieno di acquisti, di manga, di versioni speciali e quant'altro, fino ad arrivare alla fine dell'anno prossimo, che ci sarà il Luca Comics 2023, dove noi saremo ovviamente sempre presenti. Un saluto dalla variant numero 41 di Berserk. E noi ci vediamo al prossimo video. Rimanete sintonizzati, iscrivetevi a tutti i nostri social, accendete tutte le campanelle possibili e inimmaginabili. E un ciao da Chris.